Parquet, ben acquista assicurazioni Latina e Givova Scafati. E allora Latina ha la possibilità di accorciare con Reed, prova lui la tripla frontale e la bomba di Reed. Cantone lascia a Portannese che scarica subito la tripla, a segno Marco Portannese. E allora ancora per Ruggero, fuori la tripla di Ruggero, a segno. Portannese pensa al tiro, poi per Giannis, triangolazione quasi calcistica e Portannese l'opaca prestazione contro Chieti infrasettimanale, poi va dentro Spinelli. Spinelli per Ruggero, dentro per Simmons, c'è Giannis, stavolta Simmons ha la meglio, Portannese, arresto e passaggio per Yedio, grande azione di Latina. Ora Reed, siamo già dall'altra parte, Reed prova ad andare dentro, si appoggia al tabellone, Iocci va fino al ferro ma sbaglia, poi il contropiede di Reed che non può sbagliare e schiaccia Drake Reed. Poi si isola Nardi contro Sanguinetti, neo entrato, va dentro Nardi fino in fondo, due punti con un canestro rovesciato. Portannese per Yedioa, ancora Portannese, prova la bomba, che bomba per Marco Portannese! E infatti il rimbalzo è tutto scafatese. Pallone per Bisconti che viene stoppato da Reed. Ghiacci. Prova Udrì, la bomba di Udrì. Si fa vedere ma Cantone sceglie Reed. Prova ad andare dentro. Prova forzando ma che canestro! Drake Reed. Spinelli dentro per Simmons. Questo è un gran canestro di Jeremy Simmons. Austin prova a sfidare Simmons. Austin in arretramento, questo canestro di Austin, ma è finita. Latina porta via i due punti in palio, segna 2-0 contro Scafati e batte un colpo nella lotta a salvezza. Era importante anche per la classifica perché comunque gli scontri diretti poi alla fine sono importanti. Adesso noi sicuramente non pensiamo alla classifica ma pensiamo di settimana in settimana, perché il campionato è ancora lungo e perché c'è ancora tanto da dire. Adesso subito ci concentreremo per la trasferta di Legnano, sperando di giocare con questo spirito, con questa voglia.